Un'altra parte di codice. Vediamo se combacia. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Guarda che posto. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard da parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare. Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Saltiamo. Davvero? Pessima idea! Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì.
Bene. Ora va meglio. Ora che cazzo volete di altro, eh? A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Come si torna dalla strega? Prima va trovato una barca. Bene, dove dobbiamo dirigerci adesso? Di là, dietro la grande statua di Thor. Vorrei aver fatto un viaggio del genere con la mamma. Lei sapeva combattere, non è vero? Sì, combatteva splendidamente. Conosci una storia per passare il tempo? Che genere di storia? Non so. Mamma raccontava sempre delle storie. Da bambino non te le raccontavano. Tanto tempo fa conoscevo un uomo. Le sue storie erano brevi, ma significative. Sembra divertente. Te ne ricordi una? Ce n'era una che parlava di una lepre e di una tartaruga. Come quella della strega? Improbabile. E cosa succede? Fecero una gara di velocità. La lepre era troppo sciocca e sicura di vincere, mentre la tartaruga era costante e disciplinata. Vinse la tartaruga. Non ne hai raccontate molte di storie, vero? Ah? L'acqua è scesa. Quando è emerso il serpente. Giusto. Lo sapevo. Che è potente, ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto abile e non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? No, ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Oh!
possiamo andare. Tornate indietro, Esir. Gli dèi non sono i benvenuti. Eccolo! Spero si ricordi di noi. Guarda qui. Buona sapersi. Come va, Charlie? La tua amica strega è qui? Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui. O almeno quello che ho capito io. Charlie. Puoi leggerla? Certo. Morte al dio corpo, dio degli impiccati. Puoi leggerla? Signor sì. Padre, lei è qui. Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice, ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusami.
Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ora, questa testa? Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene? Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Basta. Funziona. Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu. Oh, ciao Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene. Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito questa idea. Freya, la dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi. Portatemi al Tempio di Tyr, nel Lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il Serpente del Mondo. E tu sai come parlare con lui. Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Mimir, perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo... un incantesimo? Mimir... alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Mimir, siamo nel lago. Perfetto, attracca al ponte. Testa, come parliamo col serpente?
C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente il corno. Bene, poggiami le labbra sul corno. Fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso col sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedigli solo di Jotun. Auguratemi buona fortuna. Jormungandr. Siamo fortunati, amici. Si ricorda di me. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Efnium fungo. Curioso. Che succede? Niente di cui preoccuparsi. Che sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda! L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Passate sotto al ponte, proseguite verso le statue dei rematori e poi passate tra di loro.
Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende. E a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più, era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto. Era ora di finirla, e infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Golvi! Ti hanno portata via troppo presto. Voi che siete vivi, la mia amata Gulvig mi chiama a sé. Desidera essere in pace, eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa. Dobbiamo raccogliere le sue ossa. Ah. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Vi può riunire con chi avete perduto. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Presero 3 ossa della mia dolce Gulvig e le sparpagliarono per il lago. Portami le sue ossa, Gulvig ti ricompenserà. Ah, bene. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Preparati. Sentite, potremmo parlare di nuovo con la mamma. Se stiamo attenti. Fai mentre... Fai tu, ragazzo. Io non mi farò distrarre da simili sciocchezze. Questo scalpello, che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tamo, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rintur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo,
attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Nemici, più avanti! Un Wulver! Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Sembra non faccia nulla. Oh, bel numero. Grazie, idea sua. I sopravvissuti? Oh, Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Là. Trova la punta dello scalpello. Ci serve la sua magia. Nemici. Li attacchiamo. Cambio frecce!
Puoi leggerla? Sì. Offriamo al Mjord il bottino del mondo. Ah, sì. I pescatori venivano qui a pregare e venerare Mjord perché placasse i venti e il mare. Cristallo di luce di Alfai. A cosa serve? Basta! Linfa secca dell'albero del mondo. Andiamo a passare di qui. Incubi! Tifosi insetti!
Come scendiamo? Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi!